È una vittoria davvero importante per me. Non me l'aspettavo sinceramente in questa tappa, però sapevo che volevo provarci. È una grande gioia e voglio godermi questo momento adesso. Come è andata nel finale contro Ian Heath? Sì, abbiamo fatto il mortirolo davvero molto forte. E lui saliva davvero fortissimo per i primi 6-7 km, mi ha fatto davvero passare dei brutti momenti, mi ha messo al limite. Poi abbiamo trovato un accordo, però siamo arrivati giù nella valle dopo aver fatto la discesa insieme, tutto il mortirolo insieme, e non voleva più collaborare, quindi un po' sono diventato un po' nervoso, però ecco, in gara capita anche questo, poi abbiamo risolto tutto. Prima Cataldo, poi Ciccone, l'Abruzzo che comanda. Ma è una grandissima emozione, quest'anno a 10 anni dal terremoto dell'Aquila penso che abbiamo fatto davvero tanto.